Spezie, cappelli, ma anche stampe e oggetti per la casa. Il meglio dell'artigianato locale trova il suo posto nelle casette di legno in Piazza San Frediano. Aperto le porte questa mattina, alla presenza del sindaco Mario Pardini e degli assessori Remo Santini e Paola Granucci, il Lucca Star Village, che fino alla vigilia di Natale offrirà ai passanti idee regalo originali, grazie ai circa 30 artigiani che a rotazione, dalle 10 alle 19.30, ogni giorno animeranno il villaggio con i propri prodotti homemade. Abbiamo contattato diversi artigiani che si sono prestati per partecipare a questa iniziativa di mostra e vendita dei loro prodotti, quindi hanno dovuto sacrificare una parte del personale che rimane in azienda, per cui un ringraziamento doppio a queste persone che si sono adoperate per fare questo, per collaborare a questa nascita di questo mercatino, perché è la prima volta che io ricordo a memoria mia e qui a Lucca ci sia un'esposizione del genere in queste belle casine. Una novità frutto della collaborazione tra le quattro associazioni di categoria, per la prima volta unite nella realizzazione di un evento natalizio, Confcommercio, CNA, Confartigianato e Confindustria. Quest'anno è tutto molto più bello, più caratteristico, con queste case, casettine di legno particolari, insomma, rendono tutto più bello anche il prodotto, insomma. E anche la gente di stamattina che è passata, questi sì che sono mercatini, perché proprio queste casette ricordano molto il mercato di noi natalizi, che sono anche da tanti anni nel nord Italia, insomma.